Giulio Saraceni, presidente della Proloco di Vasto, ha attivato un nuovo servizio, cioè un punto informativo. Quanto è utile? Perché avete deciso di farlo? Innanzitutto è un compito che le Proloco hanno dal punto di vista istituzionale, quindi le Proloco, che sono associazioni di promozione turistica, possono per statuto, per legge e quant'altro poter aprire dei punti informativi turistici e dare un servizio, essere un aiuto alla città e quindi di supporto anche alle altre attività di servizio turistico, di informazioni e quant'altro, è un qualcosa in più. Quindi siamo contenti di essere di supporto alle altre iniziative e di poter dare il nostro servizio in aggiunta a tutte le altre, insomma. Affermarsi sono turisti o anche cittadini e cosa chiedono soprattutto? Ma guarda, innanzitutto sicuramente molti turisti che sono presenti qui in città si fermano in tanti. Ma anche locali, soprattutto, chiedono informazioni per quanto riguarda le iniziative, i programmi per quest'estate, i giri turistici. Noi abbiamo programmato 6 giri turistici per Vasto, che riguardano prevalentemente le soppressioni ottocentesche dei conventi a Vasto, e praticamente sono già tutti i posti che avevamo stabilito, sono già quasi tutti esauriti, tutti pieni. Domani inizia il primo giro, che è completo, e diciamo chiedono un po' di tutto, informazioni di ogni tipo, di ogni cosa. Vogliamo ricordare gli orari e dove possono recarsi le persone? Allora, il punto informativo, grazie a Don Nicola e a Don Gianfranco, che sono sempre molto disponibili per questo tipo di servizio. Siamo qui al Palazzo dell'ex Curia Vescovile, in via Vescovado 1, e dove tra l'altro come proloco abbiamo, diciamo così, inserito anche nel chiostro qui dietro tutte le nostre iniziative e le attività estive, quindi non solo punto informativo, ma anche iniziative, presentazioni di libri, iniziative, convegni, storia, parleremo di Mostre. film, mostre. Adesso dal 1º luglio ha aperto anche la mostra d'arte con artisti prevalentemente del territorio, dal titolo Liberamente in arte. E niente, stiamo cercando di dare un po' vita a tante iniziative che sicuramente saranno ben accettate dalla cittadinanza. Quindi domani abbiamo già iniziato il 1º luglio con le mostre, domani iniziamo con il primo giro delle visite ai monasteri soppressi, il 7 faremo la premiazione del concorso letterario Inchiostro, riservato agli studenti delle medie superiori. E insomma, il programma è anche abbastanza nutrito fino alla fine di agosto, e quindi abbiamo un bel po' da lavorare, insomma.